Eccoci qua. Oh? Cosa? Una lettera? Rimossa la lettera. Oh, che dice? È un biglietto di Yante. Dice che il mio disco potrebbe essere al centro commerciale caduto e che ho il permesso di andarci, ma solo se mi accompagni tu. E ha anche allegato le chiavi per entrare. Beh, allora andiamo? Andiamo allora. Niente paura, so difendermi. Pensi forse che non abbia il mio mangiacassette? Starmene qui seduta tutto il giorno mi uccide. Cercare quel disco sarà una botta di vita. Voglio dire, se non hai uno scopo nella vita, tanto vale morire, no? Lei mi piace un sacco. Mi piace davvero un sacco. Bellina lei. Che lì è bella. Ma lei ha un fascino... Madonna mia. Voglio trovare un modo per andarmene a casa. Come ti ho già detto, è impossibile. Ma... se mi aiuti a trovare il disco, io ti aiuterò a trovare la via di casa. Perché no? Dopotutto avrò bisogno di un nuovo scopo nella vita. Meredith, allora andiamo. Cosa sei? È un televisore. Il GatTV. Ok. Il GatTV può comunicare soltanto attraverso le interferenze sulla sua faccia, simile a una televisione. Questi messaggi sono difficili da decifrare. Tale ostacolo spesso impedisce al comune GatTV di stabilire un rapporto con le altre creature. Ok, attacca sia di mischia che a distanza. Le difese sono un po' quelle che sono, però la velocità è buona. 11% in più di danno. Beh, non male. Andiamoci a fare un giro allora, nella speranza che i nemici in quella zona non siano troppo forti. Ecolocazione sarebbe comunque utile da avere, però non mi va di ogni volta toglierlo da decibella o comunque toglierlo e metterlo. Se ne avessimo di più sarebbe meglio. Dammi retta, capo. Questo nuovo apprendista sa il fatto suo. Io e i ragazzi siamo rimasti davvero colpiti. Mi ha spianato come una cassaforma. È raro sentirti così colpito dalle prestazioni di un apprendista, Wallace. Beh, non capita spesso di fare prove di combattimento per gli apprendisti. La mia solita prova, costruisci un muro di mattoni, è mero entusiasmante di così. A proposito, la pausa pranzo è finita, ho del lavoro da fare, ci si vede dopo, capo. Grande, ci ha fatto i complimenti. Quindi, vediamo se... Ma dici che se faccio un salvataggio e lo ricarico i materiali mi si consumano? Beh, dovrei prendere il jolly, credo. Ruba il muro bersaglio. Figata, però aspetta. Ok, non mi sembra che abbia fatto il salvataggio. Poi non sono neanche sicuro che stiamo prendendo il mazzetto giusto a questo punto. Però non mi ha consumato le cose. Pestaggio galattico, non si può schivare. Cioè è una mossa che colpisce al 100%. Oh, lei per i materiali mi fa varie modifiche. Pass per la palestra. Accesso limitato alla palestra del municipio per personalizzare le tue statistiche. Addestrati con altri 5 capitani. Cacchio, il pass illimitato sembra davvero figo. Ti offre tariffe migliori con i mercanti di Arbor Town. Cavolo, a saperlo non spendevo 1100, però. Posso installare questa modifica al tuo mangiacassette perché renderizzi al microfono la potenza di eccesso della barra di fusione. La chance di registrazione riuscirà aumentata al 5% quando la barra di fusione è piena. Beh, cacchio. La velocità con cui si riempie la barra di fusione. Quando metti a segno un colpo critico. Quando metti a segno un colpo a vantaggio di tipo, si riempie la barra di fusione in generale. E ne posso mettere più di uno. Cacchio, questo è utile. Sai che a sto punto ti direi quasi di sì. Il 5% potrebbe essere una cavolata e di quel materiale di sicuro ne troveremo altri. Però adesso come adesso è... tanta roba. Non è male, perché vuol dire che con tutti e 5 potenziamenti diventano più un 25%. E voi due? Non ti capisco, Eugene. A te piace tutta questa roba di tipo salvare la comunità, ma non vuoi unirti a Ranger insieme a me? Non è niente di personale, è solo che sono un cane sciolto, un lupo solitario, non riesco a starmi in un'organizzazione che può tenermi alla catena. Non credo sia per questo, credo che tu abbia paura di non superare il test d'ingresso. No, non è vero. Ma poverini. Oh, altre richieste. Le ultime notizie qua dal capitano Zed sono che stava uscendo per vedere cosa succedeva al borgo Cordoglio ad est. Scommetto che si è addormentato per la strada. Prima di tutto andiamo con Meredith noi. Seconda cosa. Rice. Facciamo un attimo cambio. Ecolocazione. Facciamo che ce la spostiamo da personaggio a personaggio. Perché Kaylee è sicuramente ottima per fare i muri. Però metti che anche noi possiamo farlo con multibersaglio. Anzi, ho un'idea stupidamente buona. Volevo vedere questa abilità. La fusione mentale. L'utilizzatore condivide le mosse con gli alleati. Questo vuol dire che se un nostro compagno c'ha ecolocazione, per esempio Meredith, in questo caso, noi usiamo fusione mentale, gli passiamo déjà vu, possiamo tutte e due usare due volte lo stesso colpo. Grandissima strategia. Ci hanno dato il vecchio libro, non ci serve assolutamente a nulla.
Addio vecchio libro. Quindi fusione mentale, grazie. Per il momento lo diamo a lui, perché lui mi piace un sacco. No, non posso. No, è incompatibile, ci ho sperato. Che palle. Però scusami, déjà vu sì e l'altro no. Sarebbe stata una bella combinazione. Solo al mortone. Che sfiga. Allora ecolocazione lo lasciamo a Kaylee. D'accordo, è il momento di muoversi verso il centro commerciale. Prima però non siamo entrati qua l'altra volta. Ok, siamo dentro una grotta e siamo in alto. Vediamo. Ah, perfetto. Shortcut sbloccato. Qui abbiamo dei paletti elettrici che non ho idea di come si attivino. Eccolo qua come. Ok. E quelli verdi rimangono sempre fissi. Va benissimo. Ok, il primo è andato. Meredith mi piace un sacco che ha le ali nere. Noi ce l'abbiamo verdi perché è il nostro colore. Mentre qua sotto c'è l'altro bottone. Aia. Eccolo qua il tardigrado. Lui può usare la mossa. Cavolo, lui lo dobbiamo catturare. Però hanno detto che i tardigradi sono deboli al veleno, al metallo e a cos'altro non mi ricordo. Quindi farei un cambio noi. Forse la plastica aveva detto. Lui ci ruba i muri mi sa. Vediamo. Bello come colpo. Copertura al vetro. Quando un fulmine colpisce la sabbia crea folgorati. Vetro naturale. I bersagli tipo terra degli attacchi tipo fulmine si trasformano in tipo vetro. Bello. Per 3 turni però. Porca troia la carbonella. Tutorial scaricato. Gli attacchi tipo terra scaricano la terra e l'elettricità dei bersagli tipo le fulmine riducendo la portata dei loro attacchi. La portata in che senso? Ah, quindi diventa un mono bersaglio. Che normalmente attacca un'intera squadra hanno effetto su un solo bersaglio. Attacchi normalmente di bersaglio singolo hanno precisione minore. Aia. Ok, comunque a te adesso ti catturo. Stai tranquillo che... Però ho paura di ammazzarlo, cavolo, aspetta. E però era molto difensivo, quindi speriamo. Ammazzalo a sto punto. Ok, è sopravvissuto, meno male. Ah, ed è andato in berserk. Questo voleva dire la tipa. I tipi astrali colpiti da una roba che non gli compete diventano tutti incazzosi. Bello. Ah, il vetro resiste. Oh, cacchio. Resiste al fulmine. Però dobbiamo fare attenzione perché voglio catturarlo il tardigrado, eh. Aia, che male. Però è avvelenato, cavolo. Devo registrarlo adesso, per forza. Beh, potrei usarlo, sai, però lo terrei. Per adesso lo terrei il nastro. E tu, quindi, rombo di tuono. Un po' basso, eh. Un po' bassino il colpo. Speriamo. Mi sa che va male, sai. Mi sa che va male. Eh sì. Mi è andata male, purtroppo non ce la faccio. Yes! Grande al veleno! Abbiamo catturato Vincenzo. Bello, questo è il nome giusto. E lo metto anche nei preferiti. Ok, molto difensivo. È uno shackle. È uno shackle, molto difensivo, molta vita, ma attacco un po' così. Vincenzo è stato registrato. E beh, mi pare giusto. A caccia. Ah, una creatura vermiforme, intendeva lui. Ok. Ok, però non è qua che dovevamo andare. Era qui che dovevamo andare. Perfetto, fatto. Attenta Meredith, non cadere di sotto, mi raccomando. Eccoci qua. Aia, spaccato la gamba. Vediamo che cosa contiene. Sfasamento. Nastro di ceramica. Carino. Gli attacchi dell'utilizzatore possono colpire fantasmi. Sembra un'abilità passiva abbastanza buona in realtà. Avanziamo in zone che non abbiamo ancora mai visto. Più che altro ci sono queste conformazioni rocciose che secondo me sono o passaggi segreti o comunque shortcut. C'è una cabina del telefono lì. Posso aprirla? No. Ma cosa stanno facendo questi due uno sopra l'altro? Allora, questo rimane aperto, dobbiamo mettergli un peso. Mettiamo la cassa qua sopra, ecco fatto. Andiamo a vedere che cosa c'è là sotto. Le caverne del parco di Nuova Virral. Tanti serpenti ci sono, ecco che cosa c'è. Però di livello 16, beh, ci potrebbero dare un bel po' di punti esperienza. E non c'è nulla se non una cassa. Cassa al cui interno troviamo... Oh,
bello! Allora, è un topo più il cuoco, terra bestia, quindi non possiamo usare il vetro, o a meno che non lo facciamo già adesso e gli facciamo un bel po' di danno rendendolo di vetro. Arca miseria, quanto è veloce. Eccolo qua, copertura di vetro, è diventato tutto blu ora. Andiamo di nuovo di colpo e tu invece a questo giro cambiati per favore con il mortone, dai. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Risonante, suoni dall'alto rumore e attacchi di tipo aria possono far risuonare i bersagli tipo vetro che iniziano a vibrare. Se la risonanza è abbastanza forte può frantumare il vetro. Ogni volta che lo stato risonanza viene inflitto a un personaggio il contatore aumenta. Quando raggiunge il 3 il personaggio si frantuma e viene sconfitto all'istante. Insta kill, fantastico. E cacchio, adesso se lo colpiamo due volte traggo la loro potenza? Sì, grazie, lo sapevo già. Con multicolpo dovrei spaccarlo in teoria. Però farò déjà vu adesso. E tu invece vai di ariete. Vediamo se lo spacchiamo. Aia, critico addirittura. E cacchio, è più veloce di noi, eh. Beh, madonna che colpo. E la precisione, vroom, giù. Allora, multicolpo, stella cadente. Vediamo, ah vabbè, è già morto. Peccato, volevo farlo insta kill. Volevo insta killarlo io. È un cacchio di topo su un... Però è ancora di vetro lui. Peccato, volevo vedere com'era l'insta kill, onesto. Perfetto, perfetto, perché il topino lo voglio catturare. Bravi ragazzi, quindi tu ancora multicolpo e tu invece me lo registri. Recording. Beh, è a full vita, giustamente. Credo che non andrà benissimo. Beh, oddio. Cacchio, l'abbiamo praticamente ammazzato, quindi ci può stare. Lo so benissimo. Però catturato. Abbiamo il muschettiere. Spesso i muschettieri vengono visti affilare le loro spade sulle pietre delle caverne sotterranee in cui vivono. Non è raro vederli duellare con gli scuderati che incrociano il loro cammino. Quindi attacco di mischia abbastanza veloci. Ok, carino, ma niente di eccezionale. Lui è troppo bello, lui è veramente troppo bello, lo voglio veramente far evolvere, voglio vedere che cosa diventa. Materiale fuso e fulmine. A Noa Wirral l'aria ha una conduttibilità elettrica anomala, perciò i bersagli di tipo aria restano indeboliti contro gli attacchi di tipo elettro. Ok, i personaggi conduttivi subiscono danni ogni volta che viene usato un attacco di tipo fulmine. Perfetto, è un danno extra quando colpisci qualcuno conduttivo. Tu conosci bene Kaylee, giusto? Direi di sì. Vorrei sapere se nasconde qualcosa. Che intendi? È comparsa ad Arbor Town circa un anno fa e ha subito iniziato ad addestrarsi con i Ranger. Non ha avuto bisogno di un secondo di tempo per abituarsi alla vita sull'isola. C'è sempre stato qualcosa di strano in lei. Fa tanto l'amicona, ma ha degli scheletri nell'armadio, ci giurerei. Tanto per chiarire, di solito non parlo alle spalle della gente, però ho pensato di dirtelo visto che voi due passate un bel po' di tempo assieme. Grazie, grazie del pensiero. Faremo attenzione allora. Allora, dobbiamo andare verso l'alto e questa sembra la direzione giusta, quindi, vecchio, combattiamo. Quest'isola mi ha insegnato che non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, è quello che meglio si adatta al cambiamento. Trasformiamoci! Ha ragione il Darwin. Cacchio, si tagli... Ma aspetta, è Darwin veramente o è uno che si chiama Darwin e basta? Vediamo se lo ammazziamo a Darwin. Porca miseria. C'hai ancora un mostro? Beh, mi spiace per te, non lo utilizzerai allora. Tutto vede, è salito di livello, 7 meraviglie, colpisce un bersaggio e infligge una penalità casuale. Beh, porca miseria. Pensavo che avessimo smesso di cercare i mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano davanti a noi. Ma cosa significherebbe se per quest'isola? Questi sono i mostri dentro Dio o noi siamo semplicemente sotto il suo letto? Lontani dalla sua vista e dimenticati da tempo. Che dici di siamo dispersi in uno spazio-tempo che non comprendiamo e che ovviamente non ci appartiene? Ci sono due gemelli lì che stanno venendo menati da un Falenik. Tu sei palesemente o un nemico o qualcuno nascosto. Esatto, guarda, lo sapevo. Ho nascosto negli arbusti. È un cespucchiuto. Credo che il fuoco gli farebbe male, sai? Però proverò col veleno. Ma anche col vento, sai? Forse sarebbe una bella idea. Intanto, Falenik, mi dispiace. Vediamo. Ok, no. Pensavo che il veleno avrebbe fatto più danno.
e Falenik ci saluta. Randellata, che male. Ok, scaricato perché è di tipo erba, esatto. Un tipo pianta scarica la terra e l'elettricità. Ecco la mia idea, io lo pesto, tu lo registri. Ci stai? Dai, catturiamolo allora. 33%, dai, si può fare, ce la facciamo. 1 e 2, andata. Mi chiedo se sia buono. Secondo me è un bel attaccante fisico con delle difese abbastanza normali. Vediamo se c'ho ragione. I cespocchi si trovano quasi sempre nascosti all'interno dei cespugli, tanto per nascondersi dai predatori quanto per avvicinarsi di soppiatto alla preda. Possono rimanere nascosti immobili per ore, ma a volte si assopiscono e perdono l'occasione di balzare sul bersaglio. Normale con tanta vita, non è terribile ma niente di eccezionale. Dai, manca poco, Kronosgly che si evolva. Cos'è quello? Cos'è? Un bambino con un casco spaziale? Là. Eccolo qua. Ehi, combattiamo? Sai come si raggiunge la foresta Randlesham? In realtà no, sono appena arrivato. Militare, ah, guarda un po' chi c'è qui. Anche se Meredith la dobbiamo un attimo curare dopo. E addio la militare. Morta? No, c'è ancora gente. Ti giuro che pensavo sarebbe morta. Bello, cosa sei? Brax, frax. E allora ti lancio dei mattoni addosso e tu, ancora, elettrizzalo. Cosa ha fatto? Difesa, bello il vestito. Gli ha aumentato tutte e due le difese. Interessante. Però addio Brax, Frax. Sono morta, letteralmente. Dai, Kronosgly sta per evolversi. Infermiera. Allora, credo di essere bloccata qui. Eh già, mi spiace. Io intanto mi prendo questo. Vediamo se possiamo combattere. Vuoi sfidare la fusione sciame? Dai. Porca miseria. Caccia torcia. Qua servirebbe Kaylee che colpisce con l'onda boato tutti. Pugnalata tossica potrebbe fare molto più male. Tu invece ti cambi con lui. Esatto. Non uccidermi, Dio mio, 25 di livello l'ho appena visto. L'ho appena visto quanto male fa. E che palle, ma solo su di lei? Solo sul più forte si sono concentrati, sti bastardi. E niente, qua dobbiamo... Cavolo, ho dato per scontato troppe cose qua, mi sa. Dobbiamo almeno ucciderne uno. E poi non ci possiamo neanche fondere perché non abbiamo ancora avuto modo di fare amicizia, diciamo. Bon, uno è andato, cavolo. Dobbiamo fare attenzione qua. La precisione se ne va. Anche la nostra? No, solo su di lei. Come? Ma porca miseria. Dobbiamo andare proprio a testa bassa e ucciderli il prima possibile, mi sa. Lo so, lo so. Dobbiamo sperare che i danni bastino. Aia. Ok, dovremmo resistere. Dovremmo resistere. E addio la precisione anche per noi. Ok, belli. Ah, ma posso registrarli? Allora facciamo che registriamo l'ultimo che rimarrà in vita. Quindi tu becca questo e tu ammazza questo qua, per favore. Ah, è ancora vivo. E forse col veleno muore. Come mancato, porca miseria. Aia. Ok. L'ustione. Ma quanti ce ne sono? Allora, calmi un attimo, perché qua inizia a diventare lunga la cosa. Come mancato? Come mancato? Cacchio. Come foglia curativa. Il personaggio curativo all'inizio di ogni turno. Ma porca miseria. Pure. Niente. Concentriamoci allora su di lui, che così lo ammazziamo in due, dai. Per forza. Oh, dai, ammazzalo, ti prego. Bravissima, che così hanno perso un turno per niente loro. Ok, dovrebbe essere finita. Ne sono rimasti solo due, in teoria. Aia, mi ha colpito lui che era uno dei miei migliori difensori qua. Il gatto lo dobbiamo lasciare per forza per ultimo. Il gatto dobbiamo lasciarlo per forza per ultimo qua. Dobbiamo adesso menarne uno e scegliere l'altro. Lancialo su entrambi. Vediamo, dovrei riuscire ad ucciderli. No, è sopravvissuto. È sopravvissuto. Quindi o coi mattoni lo uccidiamo o col veleno muore. Per forza. Basta colpirmi. Ok, ancora vivo. Ok, uno è andato. Eccolo, il Brax Torcia.
calmi tutti qua, perché io comunque quello lo vorrei catturare, però vorrei anche evitare un'inutile battaglia di logoramento. Allora, aumentiamoci il nostro attacco. Inchia! Che dolore! Stiamo per creparci tutti e due qua. Aia, Meredith, no! Sopravvivi! Ti prego, non mi morire adesso! Qua dobbiamo curarci per forza, no? No, facciamo che curiamo con lei. Disperazione, nella speranza che la disperazione sia buona. E tu, ti prego, curaci a questo punto. Perfetto, perfetto, andata. Ha perso un turno lui. Guarda, a me non mi cambia assolutamente nulla. Non abbiamo... Ah, certo, che stupido! Abbiamo usato la mossa dopo che ci siamo curati. Che stupido, è vero. Vabbè, in realtà va anche a nostro vantaggio ora. Sette meraviglie. Proviamo a vedere che cosa succede. Minchia. Ok, però abbiamo possibilità di ucciderlo. Dai, avvelenato ancora. Lui è sicuro, ovvio. Pure, ma che bastardo. Che figata. Porca miseria, che colpo! Tu, disperato, e tu, di nuovo, sette meraviglialo. Ok, ok, ce la possiamo fare. Non mi aspettavo un livello superiore al nostro, ammetto, però... Bello! Bellissimo! Però, cacchio, tra poco... I personaggi prosciugati subiscono danni a fine del loro turno, gli avversari vengono curati e del numero di PV tolti. Ah, abbiamo praticamente parassiseme. Io farei uno sputo che così lo ammazziamo. Lei assorbi vita su chiunque apparirà. Cacchio, forse no. Forse sopravvive. No, per fortuna il veleno ha fatto il suo dovere. Per fortuna. Ok, eccoli qua tutti e due. Sussulto e sussulto. Ottimo. Marmellata di mostri. Abbiamo sconfitto il nostro primo sciame. Ok, io voglio prendere lui. Voglio, in realtà vorrei prenderli tutti e due. Quindi, con questo pestiamo l'alberello. Tu invece, di nuovo, ti curi. Perfetto. Tanto dovrebbe sopravvivere, esatto. Così forse riusciamo a catturarli entrambi. Però sarebbe meglio prenderne uno solo. Sarebbe meglio catturarne uno solo. Forse ce la facciamo. Però lei è a bassa vita. Speriamo che sopravviva. Uno e due. Vediamo. 57%, un po' basso. No! Meredith! 50%, ti prego, ti prego. Vabbè, se l'è fatto su di lui, chi se ne frega. Vediamo. 54. Che sfiga. Niente, ci tocca farlo a noi, per forza. Ti prego, catturalo, ce la puoi fare. Minchia, 25%. No. Lo so, hai ragione. Purtroppo se ci sono tutti e due non ce la facciamo. Niente, dobbiamo decidere chi catturare e basta. Cattureremo Braxfrax. Addio al cacciatorcia. Minchia, che colpo. Siamo... No, è rimasta solo lei. Però ha ancora un mostro, in teoria. Abbiamo ancora un mostro e ci tocca ammazzarlo. Cacchio, è una vittoria purtroppo abbastanza sofferta questa. Bello, però peccato, avrei voluto catturarlo. Aia. Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Oh, che culo. Sofferta, molto sofferta. Broadcast. Dall'utilizzatore è stato multibersaglio. Copia l'ultima mossa usata dal bersaglio se hai PV per usarla. Ok, Meredith, andiamoci a riposare, per favore. Questa battaglia è stata molto sofferta. Forse il centro commerciale è fuori dalla nostra zona, sai? Ah, c'è ancora un oggetto che non sappiamo come si usa. No! Meredith, muoviamoci. Ti sembrerà bizzarro, ma a volte mi chiedo se le persone della mia vita precedente pensino ancora a me. Immagino i miei vecchi colleghi seduti a uno squallido pub londinese che si domandano cosa sarà successo a Meredith Chen che un giorno è scomparsa senza lasciare traccia. Detto a voce alta è ancora più deprimente. Perfetto, e Cronosly si evolve in Robin Dam. Molto bello, davvero molto bello, e 200 di attacco a distanza, non male.
non male. I Robin Dam sono abili tiratori, loro archi e frecce di plastica che sanno colpire il bersaglio con una freccia ventosa da 300 passi di distanza. Sono orgogliosi della loro mira ancor più del loro senso di giustizia. Figo, però io non vedo l'ora che sia lui ad evolversi. Beh, anche Gattivù gli manca poco per evolversi, quindi...